Ciao a tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ e sono qua con voi nuovamente per un'altra nuova diretta. Una carrellata di dirette che GQ Telefono Casa sta facendo con i suoi ospiti e questa volta io farò una chiacchierata con Andrea Carpenzano, che è un giovane attore italiano, al suo attivo quattro lungometraggi, un cortometraggio e una serie TV che è andata in onda l'anno scorso su Canale 5. Niente, aspettiamo un attimo che il nostro ospite si colleghi, vediamo se riusciamo in tempi. Forza Andrea, non farmi brutti scherzi. Scusate, guardo intanto lo schermo del cellulare per vedere se arriva. Eccolo, dovrebbe esserci. Eccolo qua. Allora, eccoti. Aspettiamo che Andrea si colleghi, dovrebbe esserci. Andrea, eccolo! Ciao. Ciao Andrea, come stai? Bene, tu? Com'è? Io sto bene, grazie, tutto bene, grazie mille. Ah, bello sorridente. Senti, dove sei Andrea in questo momento? Sono da mia zia, Ok, ma che sei abita davanti a me. geograficamente dove? Roma? Ok, A Roma Sud. Infatti bene, c'è il bene. sole. Bene. Come stai? Bene, abbastanza bene. Intanto ben trovato, benvenuto, io sono molto contento di fare questa chiacchierata con te. Grazie. Bene, prego, figurati, un piacere. Che mi racconti, come sta andando questa quarantena? Ma sta andando, ma normale, nel senso non è molto cambiata la mia vita. Quindi da quello che facevo prima rispetto a quello che facevo prima, siamo lì. Nel senso che uscivi poco anche prima, non ho capito. No, è cambiato, sì, l'unica cosa che è cambiata è che magari prima facevo le mie camminate, adesso no. Però tutto il resto è identico. Bene, bene, bene. Ma senti, cioè, sono due scuole di pensiero diverse a proposito della quarantena. È meglio la quarantena da soli o meglio la quarantena in compagnia? Tu che ci dici? Ma non lo so, dipende come uno vede le cose in generale nella vita. Io sto bene da solo, sto benissimo e sto bene anche con gli altri. Certo, sempre se dipende sempre da quanto uno rompe i coglioni all'altro. Bisogna avere anche un po' di pazienza, no? Chiaro. Come la vedi tu? Sei ottimista? Ma io la vedo come, non lo so, io non capisco di queste cose, però insomma, prima o poi penso che dovrà finire come è giusto che sia. Vabbè, giusto. Giustamente. Senti un attimo, ma in quanto attore, poi ti chiederò se ci racconti un po' come sei arrivato al cinema, quando hai iniziato a recitare, eccetera, eccetera. Ma come attore stai facendo fatica oppure la quarantena ti serve in qualche modo a ricaricare le pile e, come dire, a sviluppare la creatività? Ma io penso che comunque i periodi in quelli. Il periodo quello lì tra un lavoro e l'altro sia sempre molto importante perché uno si deve prendere il suo tempo per rompersi i coglioni, per stare da solo, per guardare il muro anche 8 volte al giorno, per. Non lo so, per bere, per camminare, per guardare le persone, insomma, penso sia utile per tutti questa cosa, ma in generale che tu faccia qualunque tipo di mestiere, penso sia importante annoiarsi. Quindi pensi che in qualche modo, come dire, questa sorta di privazione, ci sarà anche utile per certi versi? Ma sì, sicuramente. Le persone capiranno che magari, mentre prima, sai, una persona che si annoiava c'aveva la scusa che poteva girare, poteva fare 1.400 cose al secondo. Adesso invece la gente è obbligata a stare da sola e a non fare niente. E quindi usare la propria noia in un altro modo.
Cioè, se prima la nascondevi, che facevi 880.000 cose per togliere, insomma, per distrazione, adesso no, adesso no, adesso pure tu stai a guardare il muro 800 ore al giorno e va bene così, è perfetto così. A proposito di questa cosa che dici, volevo chiederti una cosa. C'è qualcosa a cui tu prima davi poco valore, cioè nella vita normale, quella fatta fuori dalle mura domestiche, davi poco valore, invece ti sei dovuto ricredere e quindi in qualche modo con un rammarico pensi, cavoli, però adesso sì che mi rendo conto di quanto quella cosa fosse importante. Ma devo dire, come ti ho detto all'inizio, a me veramente non è che è cambiata tanta la situazione, cioè capisco ancora di più quanto a me serva camminare e guardare le persone, quello sì, però questo lo sapevo già da prima, cioè non mi servivano i domiciliari, insomma. Ma cosa ti porta a camminare, guardare le persone? Che cosa... Ma prima di tutto perché non ho un cazzo da fare. E Perché? secondo perché niente, perché non mi nutro di quello, perché sembra, insomma, come se fosse una cosa così alta. No, perché ci vivo di quello. Io vivo di poche cose. Una di quelle è cercare di avere un contatto. Sia di tocco proprio, sia visivo con quello che mi circonda. E se me levi quello, diventa un problema. Ma in questo momento ti manca il tuo lavoro? Ma mancare, non lo so, è come se mi chiedi mi manca mia madre, cioè non ti so rispondere bene. Mi manca a volte, come tutte le cose. Certi giorni ti manca di più, certi giorni non ci pensi, certi giorni ti manca di meno, certi giorni ti manca proprio tantissimo, come tutte le cose, penso. Ok, volevo chiederti appunto, prima ne abbiamo un po' parlato, come sei arrivato a fare questo lavoro, come sei arrivato a recitare? Ma io, insomma, praticamente mi ha consigliato. Allora, c'era un mio amico che mi ha detto: guarda, stanno facendo dei provini, eccetera, eccetera, degli incontri più che provini, e cercano uno alto, brutto e moro. E quindi, e poi questa cosa è venuta a saperla una mia amica che stava in classe con me. E praticamente mi ha costretto ad andare. Io mi ricordo che ero in classe quel giorno e la mia professoressa di italiano è venuta a scoprire questa cosa e mi ha detto: adesso tu vai, ti faccio uscire un'ora prima. Questa cosa non andrebbe detta. E ti faccio uscire un'ora prima, così fai qualcosa nella tua vita. Io ero abbastanza disgraziato in quel periodo, quindi insomma ho fatto il vago, sono uscito prima accompagnato da questa mia amica perché sennò chissà dove andavo, e praticamente come una prof di sostegno. E quindi siamo andati a questo provino, è entrata lei, ovviamente lei non l'hanno presa e a me mi hanno richiamato. Ah, vedi? È un classico. Poi non ho più sentito la mia amica, però. Chiaro, ci sta, fatto bene. Cos'è successo quel provino? Quindi l'hai passato, ti hanno chiamato ed era il Sì, primo. no, ho fatto questo incontro, gli ho detto due o tre stronzate. E Chiara Natalucci, che era la casting, poi mi ha richiamato. E poi ho fatto i provini con Francesco, inizialmente, Francesco Bruni. Inizialmente dovevo fare un ruolo più piccolino in quel film, e poi non so che è successo, forse gli mancava, non lo so, mi hanno scelto e niente, mi ha fatto fare protagonista e da lì è iniziata la follia. Ma come la vivi? Ti piace? Mi piace, certo che mi piace. Cioè,
me la vivo in maniera normale, come maniera serena, come e in maniera non serena, come tutte le cose. È ovvio che mi piace, sarei falso a dire che non mi piace, Ma cosa ti quindi. piace della recitazione? Bah, mi piace che forse quella sensibilità che poi durante i giorni, non avendo a che fare con tante cose, insomma, camminando, ti logori di questa sensibilità, di queste cose che tu vedi, e poi lì è un po' una valvola di sfogo, non lo so, un qualche cosa, non per dimostrare che te sei bravo, perché nessuno è bravo qui. Non lo so che mi piace. Mi piace, se proprio ti devo dire una cosa che mi piace, è tutta la situazione intorno a quello, insomma, a quello che c'è lì su un set, eccetera, eccetera. Quello è divertente, ma perché si parla sempre di quelle dinamiche visive che mi piace vedere. Ok, volevo chiedere una cosa invece, scusami, il tuo rapporto con lo stile, perché io ti ho beccato l'anno scorso ad un evento Gucci a Roma e quindi mi ha incuriosito, come dire, perché eri molto molto stiloso e quindi volevo chiederti un po' di cose sul tuo rapporto con lo stile, col tuo guardaroba, col tuo armadio dove tieni chiuse le cose, se c'è qualcosa del tuo guardaroba a cui tieni particolarmente, eccetera, eccetera. Vai, intanto con il tuo rapporto con lo stile com'è? Ma diciamo che io l'ho sempre vista come un gioco, no? Anche quando mi è capitato di andare alle sfilate con anche mia sorella, noi ci divertiamo perché, come diciamo sempre, giochiamo e giochiamo. Che fa Perché. l'illustratrice, Cosa? giusto? Tua sorella fa l'illustratrice, giusto? Sì, mia sorella fa l'illustratrice. Ok. E quindi, no, lo vedo come un gioco, cioè a me mi è sempre divertito molto. All'inizio, magari all'inizio, c'avevo questo mito del barbone, quindi mi vestivo come un barbone. Poi, Come? come, beh, sì, i calzini dentro ai jeans, queste cose orrende, tutti sporchi, no? E quindi c'avevo questo mito qua quando ero piccolino. Poi non lo so, il mito del gitano, ma. Gilet, queste cose qua che mi ricordano, che ne so, i cartoni, oppure queste cose qua, cioè la vedo molto come un gioco. E poi quando mi è capitato di stare un po' con le persone di Gucci, mi sono accorto che mi divertiva proprio, cioè è molto divertente. Io mi diverto, questo diciamo è il mio rapporto con, come lo chiami tu, lo stile. Anche perché è un'estetica ben precisa quella di Gucci, nel senso anche molto Sì. forte, molto coraggiosa per certi versi, no? Per cui mi incuriosiva il fatto del tuo approccio a questo mondo così, come dire, ben definito come quello loro, ecco, per questo mi ho fatto questa domanda. È giocoso, è come, non lo so, poi a volte mi è successo di assistere alle sfilate e stai lì e dici, Madonna, guarda che figo quel dettaglio, quella cosa lì, quell'animaletto, quelle cose. Ed è bello perché sono piccole cose, i dettagli sono, non lo so, sono, mi piacciono. Per esempio, se dovessi, come dire, c'è un elemento del tuo guardaroba a cui tieni particolarmente. Ma non lo so, ci sono delle cose che ne so, a questo periodo, ma in realtà da sempre gli smanicati mi piacciono da morire e quindi sono affezionato, ce n'ho alcuni vecchi, alcuni nuovi e alcuni comprati, capito, 1 euro, 5 euro a Porta Portese, Ah, stupendi, scelti da te. questi. Ok, senti un attimo, e invece io ti ho visto spesso in giro con i cappelli.
Con i cappelli? Non Sì, a cappello come accessorio da mettere in testa, insomma. Davvero? l'ho mai visto, non li metto mai i cappelli. No, alla sfilata, dai, dovevi dire il contrario, però se non li metto, devi Non fare. posso. No, però mi pare alla sfilata di Gucci, mi pare di averti visto con un cappello in testa. No, sembrava un cappello, ma erano i miei Ma capelli no, era un cappello. bruttissimi. No, era un cappello. No, Vabbè. no, giuro. E invece dimmi se c'è qualcos'altro, non so, ti vedo con degli orecchini e mi pare che tu abbia anche la passione per gli anelli o sbaglio? Sì, ora non li porto perché, insomma, stando a casa. Sì, ce n'ho un bel po'. A un certo Ok. punto sono impazzito, Come ma mai? in realtà da quando sono piccolino che vedevo gli anelli sempre a mia nonna, che facevo anche dei pensieri brutti, ho detto, ah, dai, tra un po' mi arriva a me st'anello. E quindi, scusami, tua nonna è icona di stile, praticamente. Ma devo dire, in famiglia tutti, a parte mio padre, tutti si vestono abbastanza bene. Mia madre ci ha fatto anche quasi uno stile di vita e diciamo, no, ma tutti belli, anche mia zia che non gliene frega niente, che sta sempre in pigiama, è meravigliosa. Invece, scusami. C'è un'icona maschile che reputi, come dire, un giusto riferimento per lo stile da parte tua? Boh, non lo Un so. attore, per esempio. Cosa? Un attore, per esempio. Non lo so, lo sai che non mi viene in mente. Non lo so. Cioè, io ti ripeto, collego molto i vestiti alle illustrazioni, ai cartoni, a queste cose qua. Quindi penso a quello. Cioè, se mi vedo così adesso con l'orecchino qua, penso alla ragazza del Gobbo di Notre Dame, Ok. meravigliosa. Lei è molto più bella con gli occhi verdi. Però penso a quelle cose là, illustrazione e cartoni. Non. Senti un attimo, invece volevo fare un passo indietro al tuo lavoro. Ti volevo chiedere se tra tutti i film che tu hai in cui tu hai recitato fino adesso, ce n'è uno che, come dire, hai particolarmente a cuore, se c'è un ruolo che ti è in qualche modo rimasto dentro e se sì, perché? Ma tutti, il primo perché ero stato catapultato in questo mondo e perché ho trovato tutta gente meravigliosa intorno, e non è retorica, è vero, e non lo so, La Terra dell'Abbastanza anche sempre per. Sono tutti dei fratellini, io dico sempre questa cosa, siamo tutti fratellini con i vari Alessandro, Manolo, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo la stessa mamma, quindi sono affezionato a tutti. Non ho preferiti. Hai recitato anche il ruolo di un calciatore, giusto? Madonna. È andata? Beh, penso sia andata malissimo perché mi ha dovuto guardare, però abbiamo provato. Fortunatamente avevo tante controfigure in quel film, quindi diciamo che ci ho messo solo la mia faccia da culo. Basta, fine. Corpo, eccetera, zero. Ho avuto anche la controfigura per il fondoschiena, che negli ultimi anni mi si è un po' appiattito e quindi hanno dovuto chiamare una persona. Lo ammetto. Per sostituirti, va bene. Però avevo un bel fondoschiena in quel film. Credo nella parola. Senti, volevo farti ancora due domande, poi ti lascio tranquillo alla tua quarantena, alle tue ozi domestici. Volevo chiederti intanto se la prima cosa che farai quando terminerà la quarantena, appunto, uscendo là fuori. Ma penso che farò il giro delle enoteche e berrò fuori all'aperto, cosa che mi manca. Sto bevendo, ma bevo dentro, vorrei bere fuori, perché Ah, c'è il sole ed è bello. ok. Va bene. E la seconda cosa che volevo chiederti, prima di salutarti, è
i tuoi progetti per il futuro, cioè cosa ti aspetta là fuori a livello lavorativo? Ma cioè, dovrebbe uscire un film di Giorgia Farina, ma ovviamente io non so proprio Quando, quando uscirà. Sono certo. un po' rincoglionito su queste cose, ma forse non si sa davvero. E poi niente, cioè, c'è una cosa che sta nascendo. Che dovrebbe nascere e dovrebbe continuare, però ancora un po' lunga. Però se nasce è una bellissima cosa. Ok, e vedrà la luce quest'anno, sì. Quest'anno non lo so, visto la situazione, non so cosa uscirà quest'anno a breve. E insomma, il futuro, però c'è qualcosina c'è sempre. Bene. Va bene, Andrea. Senti, grazie mille per questa chiacchierata, è stato davvero piacevole. Bello Grazie conoscerti e niente, ci sentiamo presto per tutto. a te. Va bene. Grazie, un Baci. abbraccio. Ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao.